Allora, siamo qui nel Museo di Strumenti Musicali Antichi, una raccolta di 350 strumenti, qui solo per la passione di un sobborghino. Ho cominciato a collezionare che avevo 17 anni, adesso ne ho un po' di più. E questo qua è il pezzo più vecchio che è qua dentro. Questo qua è un violino del 1610, un Santo Serafino, che ogni tanto qualcheduno lo suona. Qui abbiamo un dittafono del 1900 di Edison, un registratore, e questa qua era la pelatrice, perché là potevano incidere il rullo. Per 25 volte potevano incidere e cancellarlo, poi si consumava e dovevano metterne un altro. Era in gomma lacca il rullo. Questo qui è un grammofono del 1924 e l'avevano brevettato i fratelli Lumière, quelli del cinema. Io ne ho due, c'è uno qui e uno di là. E aveva la membrana di carta. Se si rompeva la carta, questo qua non suonava più, perché metà c'era la puntina d'acciaio. Questo qua è un grammofono. E questo qua è un fonografo. Qui qua sono tutti fonografi. E il fonografo non l'ha inventato Edison, l'ha inventato Charles Croix, un francese. Perché il fonografo non c'ha la puntina di acciaio, c'ha un diamante di puro carbonio. È dal 1900 che è sempre funzionato, cioè la puntina non si cambiava mai. L'hanno trovati dappertutto. Io facevo il contadino, coltivavo i fiori e quando ero libero andavo da antiquari in Piemonte, in Francia. L'ho trovato tanti in Francia. Questo qua ha preso 4 medaglie d'oro al Conservatorio di Marsiglia. E 10 kg e 300 grammi quello lì. Allora questa qua l'ho trovata in Inghilterra, era un lampafon usato nelle case di tolleranza. Allora queste qua sono le fisarmoniche più vecchie e queste fisarmoniche qui le costruivano per suonarlo dentro le chiese, non è che le suonassero. Buson aveva costruito delle belle, era un francese questo qua.